buono! Mettete lì, ecco buono! Questi capirai, poverino, non dovevo acchiappare le carne, non lo fai acchiappare. Ah, aveva già capito tutto. Mi piaceva da mangiare la carne perché allora erano 11 figli. Allora sono andato giù, c'era un bel gallo e ci ho preso e l'ho tratto il collo, dicendo che si uccideva. Dopo mezz'ora, ma guarda, il suo pollo scappava. Sono ritornato un'altra volta giù. Dicevano che basta pungere il guozzo, che con ago, io sono andato lì con un ago e ho fatto mancare 20 buchi. Dopo mezz'ora mi ha fatto in faccia dalla finestra e il suo pollo scappava più di me. Insomma, non sapevo come fare, sono giù, lo prendo, le tiro il collo, tutte queste cose. Insomma, questo è un napoletano morì. Io avevo una voglia di mangiare un pezzo di carne perché stavo male, io stavo a letto, ero solo, e quello è un napoletano morì su caccia di pollo. Ecco il primo pollo che mi è successo a me, ha capito? Qual è la frase che dici ogni volta prima di ammazzare un pollo? La morte tua è la salute nostra. La morte tua, ogni animale che ammazzi, la morte tua lui deve, perché deve morire, però per noi la tua carne è salute. Hai capito com'è? Tutti e due le mani strappo subito i peli. Ok. Ma la mangiavate spesso la carne? Sì, la carne quando veniva qualcuno ammazzavano un pollo, noi eravamo 11, poi erano i papà e mamma 11, 12, 13, i nonni erano 15 persone, ammazzavano un pollo, a te ti davano mezz'ala, mezzo pollo, mezzo piede, l'altro si mangiavano con le persone che arrivavano amici e tu che ti mangiavi, il brodo e basta, perciò non è che si mangiava spesso, oh. Ma che scherzi. Ok. Tempi tristi. Io non ho un'altra via, dai.